Uno dei tanti senza fissa dimora che vivono all'ombra del cupolone, camminano tra le colonne del Bernini, appaiono in controluce con lo sfondo della facciata di San Pietro, e più delle volte scansati dai turisti, tra l'indifferenza generale. Quelli però era conosciuto da tutti, dai gendarmi, dalle guardie svizzere, al portone di Sant'Anna, dai residenti dei borghi nei dintorni del Vaticano, da suore e prelati. Monsignor Americo Ciani, giudice rotale, canonico della Basilica Vaticana, appassionato di pittura, lo aveva ritratto con il suo trolley, la barba e il cappotto, era diventato suo amico e da un po' di tempo si era accorto della sua assenza. Ha iniziato le ricerche, qualche giorno fa saputo che era morto tra dicembre e gennaio all'ospedale Santo Spirito. Aveva un'ottantina d'anni, forse problemi di salute, Willy Erteler, di origine fiamminga, che da anni viveva da crociar agli angoli delle strade, pregando e sorridendo alle persone che a lui si avvicinavano. È morto solo, nella sua dignitosa povertà, tra sofferenza, silenzio e sapienza del cuore. Così, quando qualcuno ha pensato di seppellirlo in Vaticano, Papa Francesco, vicino a chi vive ai margini e nelle periferie esistenziali, ha subito approvato la proposta. Willy ora riposa nel cimitero teutonico, dove sono sepolte grandi personalità, religiosi, nobili e cavalieri di origine austriaca, svizzero-tedesca, fiamminga e lussemburghese, ed ora anche un uomo semplice, con un grande cuore.